Un saluto e un benvenuto a tutti al convegno internazionale Dante e la Grecia. Un convegno che in verità è solo un momento senza dubbio centrale ed importante del più ampio e articolato omonimo progetto patrocinato e finanziato dal Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Esso pertanto si inserisce nel vasto programma di celebrazioni dantesche messo in campo dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo attraverso l'istituzione appunto del Comitato Nazionale presieduto dal professore Carlo Ossola. Si tratta di un progetto promosso dalla Società Filellenica Italiana sotto la presidenza del professore Marco Galdi e da me scientificamente diretto e curato, con la preziosa collaborazione dei componenti del comitato scientifico, i professori Davide Canfora e Paolo Cesaretti, le professoresse Crisa Damianaki e Rosa Giulio, i professori Michael Piris, Ioannis Solkas e Gerasimos Zoras, ai quali va certamente il mio riconoscente ringraziamento. Al progetto hanno poi aderito, in qualità di partner, il Comitato di Atene della Società Dante Alighieri, l'Istituto di Cultura di Atene, l'editore ETP Books di Atene sempre, ed inoltre il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell'Università degli Studi di Salerno e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Aldo Moro di Bari. In via preliminare va certamente precisato che nel momento in cui il progetto è stato pensato e programmato, la pandemia non ancora incombeva sulle nostre vite, né i suoi nefasti esiti erano prospettabili. Il nostro orizzonte d'attesa era connotato dalla speranza di una risoluzione positiva anche nel breve tempo. Ma purtroppo così non è stato. E pertanto tutte le iniziative, compreso questo convegno internazionale, tutte le iniziative, dicevo, che si erano programmate in presenza, sono state, gioco forza, trasferite in modalità telematica. Devo però sottolineare che le difficoltà incontrate non hanno smorzato l'entusiasmo iniziale ed anzi molto spesso sono state un ulteriore pungolo nella realizzazione del progetto Dante e la Grecia, un binomio che rintraccia la propria motivazione non solo nell'importante funzione che l'opera di Dante riveste nella storia della cultura italiana, europea, mondiale, ma anche nella storia dell'età contemporanea, in particolare dal 1821 ad oggi, 2021, anno che segna anche le celebrazioni del secondo centenario dell'inizio della guerra di indipendenza greca dall'impero ottomano, nel generale clima insurrezionale indipendentista che dalla Spagna, come è noto, si diffuse in tutti i paesi europei nel corso appunto dell'Ottocento. Il progetto dunque prende forma da un'originaria intuizione della funzione Dante operante lungo l'intero percorso della storia, della cultura, dal Medioevo alla modernità. Un'intuizione che nell'incipit di questo progetto ruotava intorno ad alcune principali linee di ricerca, indaganti la presenza dell'antica filosofia, poesia, scienza greca, cioè astrologia, cosmografia, geografia, nell'opera dantesca, la presenza e l'utilizzo dantesco del mito greco in chiave metamorfica, antitetica, analogica. Ed infine la interpretazione dantesca di Dante, dalle correnti filoelleniche alla rilevanza che il sommo poeta e la sua opera assumono
nelle opere di Ugo Foscolo e di Ippolito Nievo, divenendo soprattutto per il primo vero profeta delle identità nazionali. Oggetto d'indagine, dunque, era la ricerca degli elementi che legano l'opera dantesca alla grecità antica e moderna. Così che già nella prima seduta del Comitato Scientifico del 27 novembre 2020 venivano a delinearsi quattro gruppi di ricerca: Dante e la scienza greca, Dante e la mitologia greca, Dante e la nascita delle identità nazionali, Dante nella letteratura neogreca. Quest'ultimo proponendosi l'analisi dell'influsso di Dante su scrittori, poeti e artisti neogreci. La fecondità però della originaria intuizione veniva confermata dalla Costituzione accolta dal Comitato Scientifico in una seconda seduta, quella del 21 dicembre 2020, di altri due gruppi di ricerca. Uno indagante il rapporto di Dante con Bisanzio e l'altro dalla suggestiva sigla Dante nelle acque di Cipro, con l'intento di ricercare e analizzare la operante presenza dantesca nella letteratura greca cipriota. Venivano in tal modo a costituirsi i sei panel di questo convegno internazionale, sotto la guida dei colleghi Davide Canfora, italianista dell'Università di Bari, responsabile del panel Dante e la scienza greca, Paolo Cesaretti, bizantinista dell'Università di Bergamo, responsabile del panel Dante e Bisanzio, Crisa Damianacchi, storica dell'arte dell'Università del Salento, per il panel Dante nella letteratura greca moderna, Rosa Giulio, italianista dell'Università di Salerno, responsabile del panel Dante e la nascita delle identità nazionali, Michele Pieris, filologo, poeta, docente universitario presso l'Università di Nicosia per il panel Dante nelle acque di Cipro, e Gerasimos Zoras, italianista dell'Università Capodistria di Atene, responsabile del panel Dante e la mitologia greca. Un convegno internazionale, da me presentato poi il 25 febbraio 2021 in trasmissione diretta su YouTube, e che adesso finalmente sarà possibile seguire nelle diverse declinazioni nelle quali i responsabili dei singoli panel hanno calibrato il tema generale del convegno, individuando studiosi che rispondono tutti a livello di eccellenza, una linea di metodo questa che ispira dall'inizio tutto il lavoro preparatorio a questo convegno internazionale. Ai colleghi dei singoli panel io ovviamente lascio la parola per presentare relatori e relazioni dei propri gruppi di ricerca, precisando che i panel Dante nella letteratura greca moderna e Dante nelle acque di Cipro, che si terranno in presenza rispettivamente a Nicosia il 27 settembre e ad Atene il 30 settembre, saranno a breve aggiunti alle registrazioni di questi primi quattro. Mi preme invece aggiungere che questo convegno internazionale conoscerà un ulteriore momento, non solo di diffusione, ma soprattutto di, spero, proficuo e interessante dibattito. E questa volta, come si è già programmato, sarà in presenza, in una serie di tavole rotonde durante le quali saranno discussi gli atti del convegno che l'editore pubblicherà per il mese di settembre. Di modo che a fine settembre, presso l'Istituto di Cultura d'Atene, e ad ottobre, presso l'Università di Bari prima e poi l'Università di Salerno, e infine a novembre a Ravenna e a Milano, si terranno degli incontri con la partecipazione ovviamente dei contributori degli atti e studiosi che interverranno a fornire il proprio contributo scientifico agli studi danteschi. L'intero progetto poi si concluderà
con un omaggio sulla tomba di Dante a Ravenna, con la recita dei versi del sommo poeta in lingua greca a suggello del binomio Dante e la Grecia. Ora, l'auspicio, cari colleghi, che ha fatto da motore a queste nostre fatiche è che nel momento in cui l'umanità, superata la silente barriera delle stelle, si appresta all'incontro con l'universo, questa piccola parte della Terra, l'Italia, la Grecia, la Magna Grecia, esibiscano per affidabilità e messaggio di pace, come patrimonio inestinguibile, i valori già universali di Dante e di Omero. Grazie.